molto significativa. Ecco, prima della benedizione il vescovo invita il nuovo parroco alla sede presidenziale, gli cede il posto, quasi in questo segno di continuità apostolica. E fedelmente, in comunione con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio e celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Fuori dal cerimoniale, ma io devo dire che è molto piaciuto a me il discorso di Pino. Ecco, io vorrei aggiungere due cosine, così con tanto affetto e tanto amore. Noi viviamo, mi colpiva stamattina nella meditazione la prima lettura, quando dice che era rara la parola in quel tempo, cioè in quel tempo si viveva un momento di smarrimento. Smarrimento totale, l'arca era in pericolo, egli, il sommo sacerdote, aveva due figli che erano scapestrati, per cui morì di crepacuore, cadendo per terra, ecco la minaccia dei nemici, per cui in quel momento era veramente un momento di scoperta spirituale, e senso dello Stato, e senso degli altri, e del bene comune, per cui ecco, anche in questo momento, un momento difficile che noi viviamo. E allora guardando un po', volevo dire a Don Pino, anzitutto di guardare Santa Margherita, è fatta su un legno che appartiene alle travi dell'Episcopio. È un po' storta, il quadro è un po' storto, però è un legno sanizzo, come si vuol dire. Cioè, se uno è fedele, fino in fondo, al vescovo, che ha diventa fecondo nella vita. E poi l'altra cosa che mi colpiva nel discorso di Pino, che vuole essere il parroco di tutti. Benissimo, d'accordo. Siamo a 50 anni del Concilio, questo vuole la Chiesa. Però io dico che il parroco è come l'ape che deve succhiare il nettare di tutti i fiori. Anche quelli che sono stranieri, per qualcuno che sono stranieri, anche di là, succhiare il nettare di tutti, perché succhiando il nettare di tutti possa produrre il miele, perché solo così il parroco diventa l'uomo di tutti, perché solo così può produrre il miele, che è il nome, annunciare il nome di Cristo, che è melodia, canto all'orecchio e dolcezza sulle labbra, appunto, dei fedeli. Allora io rilascio questi due ricordi. Da una parte la fedeltà, e ogni qualvolta contemplerà il quadro di Santa Margherita così storto, perché quello era il legno che c'era, in quel momento di grande scarsezza anche economica. Allora, che cosa di meglio di questo legno stagionato, proprio sanizio, forte, che attraversa tutte le intemperie. E questa è la fedeltà, e insieme la capacità di nutrirsi di tutti i fiori che lo Spirito fa nascere nella Chiesa, ruminarli, illuminare dentro il nettare, perché possa riempire la casa di tutti del miele, che è il nome di Gesù, che è canto, a melodia all'orecchio del cristiano e dolcezza alle sue labbra. Io credo che in questo tempo dove si fa rara la parola, in questo tempo dove viviamo ecco, più le competenze e non realmente la spiritualità, bene, questo sia per lui la via, perché questa parrocchia sia come il Concilio, perché tutti siamo chiamati a vivere il Concilio, anche compreso le mie decisioni. Ma
Io credo che quando noi cerchiamo la volontà di Dio, quando cerchiamo la volontà di Dio, se si cerca con la croce, lì è la verifica, lì è la verifica. Se c'è la croce, c'è la volontà di Dio. Se non c'è la croce, c'è un mondo ballerino, il mondo della finanza, il mondo della finanza, così ballerino, che con la sua competenza ha fatto soldi su soldi e a un certo momento ce l'ha spazzati tutti via, chiaro.